Allora, buonasera a tutti. Come promesso, siamo qui online in diretta con un ospite speciale, Antonio Fantin, grande campione del nuoto che da bambino ha avuto una, una MAV. E ci chiediamo perché dobbiamo ascoltare Antonio Fantin oggi, qual è il motivo per cui siamo qui? Perché io penso che ascoltare un campione è qualcosa di, di importante, campione nello sport e campione nella vita. Perché noi siamo nell'ambito della riabilitazione e ci chiediamo sempre: ma che dobbiamo fare per recuperare? Beh, forse la domanda non è tanto che dobbiamo fare, chi dobbiamo essere? Allora, quando abbiamo l'opportunità di ascoltare qualcuno che ha fatto della sua vita un'opera d'arte, no, dove si è superato, dove si ha vinto molti, molti ostacoli, anche che la, che la vita gli ha messo di fronte, è sempre un gran piacere. Quindi benvenuto Antonio Fantin. Antonio. Grazie, buonasera a tutti. E un saluto a tutto il nostro team, Michela Carli, Alessandro Morciano Cristina Sarmati. Alessandro è colui che ti ha eh, portato, portato qui dentro, quindi io direi che Alessandro fai un po' l'introduzione e guida un po' tu la, la situazione. Allora, eh, prima di presentare Antonio, che poi non ha bisogno di presentazioni, uno va su Wikipedia, lo, trova scritto tutto quello che Antonio ha fatto, non ha fatto, eh, eh, gli ori che ha vinto, ieri il record del mondo, trova scritto tutto, no? E, ma prima di presentare lui, volevo presentare un po' noi a lui, eh, così mh, ci, ci esponiamo direttamente, no? Allora, noi ci occupiamo ovviamente, lo sapete tutti, ormai che ci seguite tutti quanti, lui ancora forse no, ma ci occupiamo di riabilitazione neurocognitiva e stiamo facendo con voi un percorso e ogni mese cerchiamo di mettere lì eh, un, una live per spiegare una sfaccettatura particolare no? di, 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 quello, di come noi interpretiamo la riabilitazione. E abbiamo cominciato ad esempio parlando di relazioni, come cambiano le relazioni dopo l'ictus, no? oppure di esercizi e riabilitazione. Eh, poi siamo passati a capire ma quanto conta l'attitudine la, eh, negli esercizi, durante gli esercizi. Abbiamo visto la tentazione di mollare, no? di gettare la spugna, quali strategie possiamo utilizzare per eh, evitare di... Eh, Mollare tutto a un certo punto, no? Quando arrivano le difficoltà e quanto potrò recuperare questa domanda fatidica che, che, che tutti si fanno continuamente? Oppure, che cos'è il paziente non collaborante? Esiste davvero un paziente non collaborante oppure c'è qualcosa che non si incastra bene, no? Nella relazione tra eh, il terapista e il paziente oppure si può parlare di benessere dopo, mh, dopo un ictus, e eh, anche qua ci siamo. Abbiamo provato no? a, a fare un percorso insieme e l'ultima volta abbiamo parlato del confronto tra azioni no? e quindi di come la riabilitazione alla fine eh, prende l'insieme della vita e la porta, lo, la porta dentro. E quando eh, parliamo di queste cose, non è che parliamo di. Ehm, Cose assurde, parliamo di cose molto pratiche, parliamo della persona, parliamo della storia, della sua storia, parliamo dell'ambiente attorno. E quando ho sentito Antonio la prima volta eh, parlare, ho, ho sentito proprio queste cose qua, cioè tutte queste cose riassunte nel suo racconto di giovane uomo. 2001, Antonio, vero? Giusto. 2001, cioè, voglio dire, e. È e ha tante cose da dire e le dice bene, è una cosa incredibile eh, senso, no, cioè, eh, sentire un eh, posso, posso darti del ragazzo dai su perché è giovane uomo è brutto un ragazzo certo. della sua età eh, esprimersi con questa capacità no? di, di raccontare delle storie e voi sapete quanto a noi piacciono le storie eh, è bello è bello, è piacevole. A noi piacciono le storie, piacciono le storie di resilienza soprattutto, piacciono le storie di evoluzione soprattutto. Ci piace un sacco la punteggiatura. La punteggiatura non va messa a caso, no? E, e quando ho letto poi il titolo del, del libro di, di Antonio, ho scritto un messaggio a Valerio, ho detto, senti qua c'è uno che per me vale la pena di conoscere. E lui la prima cosa che mi ha detto non, non mi ha chiesto niente, invitalo a una live. E io l'ho invitato e, e, e lui è venuto <ride> e qualcuno mi ha detto, ma sì, ma figurati se viene. E invece è qua, è qua, è venuto perché non lo so perché, poi magari ce lo dice perché. E... Beh, quando ti ho sentito, Antonio, la prima volta hai detto una cosa. Me la sono un po' scritta cercando un po' di ricordare, no? C Ho la memoria di un pesce rosso io, quindi mh, correggimi se, se per caso mi sbaglio. E, e tu a un certo punto hai detto: Arrivano delle volte, alle volte dei momenti in cui si mette un punto, e, e, a, quel, e a quel punto ti trovi a un video, no? O ti fermi, punto, e mi fermo, e, oppure vai a capo, ma se vai a capo, c'è uno spazio vuoto da riempire e devi sapere che cosa scriverci dentro sto spazio vuoto e quindi devi in qualche maniera avere un'aspirazione, un, un, un sogno, qualcosa da, per poter continuare questa storia, no? E questo secondo me è bellissimo perché anche i nostri pazienti si trovano esattamente in questa situazione qua. Arriva un punto e è in quel punto devono decidere cosa fare perché o ti fermi e dici guarda che cosa mi è successo, ma non sono più buono nemmeno a eh, lasciarmi le scarpe da solo, oppure vai a capo e costruisci qualcosa di, di nuovo. E, che mi sembra la, la tua sfida di tutti i giorni, questa no? Allora, secondo me, raccontaci di te, così, a braccio, magari. Ripercorrendo un po', no? il tuo libro è fantastico. Su questo, secondo me, è molto didascalico, eh, però eh, riesce a um, entrare nella profondità di quelli che sono le relazioni, i sentimenti, la percezione. Eh, tu parli, mh, in, in, introduci proprio dicendo, parlando dell'odore del cloro della piscina. E per noi queste cose qua sono le cose che contano, no? Recuperare le sensazioni. E quindi parlaci un po' delle tue sensazioni. Buonasera a tutti e grazie, grazie mille per l'introduzione e um, grazie anche Alessandro per l'invito. Beh, come dicevi, giustamente te, quando la vita ci pone di fronte a delle situazioni in cui eh, dobbiamo mettere un punto è la vita che ce lo mette. E poi sta a noi andare a capo, nel senso che il punto ehm, non è qualcosa di definitivo, è qualcosa di potenziale, cioè il punto è un mezzo per andare a capo, non uno strumento per dire ok, mi fermo, almeno questo è stato per me e nella mia vita, non solo il punto più grande di cui parlo nel libro, quindi la malattia. Ma tutti i punti, i piccoli punti che eh, magari non ci accorgiamo neanche di mettere nella nostra vita, ma che in realtà sono potenziali, cioè servono per eh, costruire quello che viene dopo. E, è un po' così anche la riabilitazione, cioè la riabilitazione nella mia vita è stata una parte di, eh, del saper andare a capo, o comunque del provare a farlo, nel senso che ehm, credo che nella parola, nella parola riabilitazione stia proprio la... Il fatto che sia destinato a, a riuscire. Cioè riabilitazione cosa significa? Riabilitarsi, cioè come se dovessi ricucire uno strappo che si è creato. Però questo ricucire uno strappo ti fa capire che è possibile, ti fa capire che ehm, piano piano, anche se sembra difficile, anche se è difficile. Eh, quello strappo si chiuderà, quello strappo si, ehm, si, si sistemerà, insomma. E così è stata per me la riabilitazione, o comunque l'andare a capo, l'inizio dell'andare a capo, e motivo per cui ho iniziato a nuotare, ho iniziato a, nu a nuotare proprio per riabilitazione, proprio per cercare di ricucire quello strappo che si era creato con la malattia. Ehm, e devo dire che poi, appunto, eh, quel punto mi ha. Permesso di andare a capo, di costruire una nuova storia, mi ha, ha creato un'altra opportunità e ha creato l'opportunità di iniziare a conoscere l'acqua, di condividerla con il, i miei amici, eh, di apprezzare nel momento in cui ho condiviso il nuoto. Ehm, tutti i suoi elementi, tutte le sue sfaccettature, anche i momenti difficili che il nuoto eh, presuppone, e poi piano piano avvicinarmi a, a, al mondo, diciamo, eh, della competitività, al mondo eh, dello sport agonistico, al mondo dello sport professionistico e poi a raggiungere piano piano quelli che io ho sempre definito eh, piccoli obiettivi. È comunque parte del, del, del percorso, del progetto della nostra vita. E ecco, Quindi il nuoto mi ha dato tanto, sì, ehm, però non mi ha dato tutto. E allo stesso tempo, eh, se, non fosse, se non fossi riuscito a mettere quel punto, eh, se non fossimo riusciti a mettere quel punto, eh, non avremmo potuto andare a capo. Eh, non è detto che il punto lo metta tu ma spesso il punto viene messo dalla tua vita. Questo non importa, secondo me. Quello che è importante è poi quello che fai dopo te. E allora lì sì è una tua responsabilità, ma anche la tua fortuna, la tua possibilità, il tuo riscatto, quindi eh, non è detto che il punto sia qualcosa che dipenda necessariamente da te, però andare a capo certo dipende da te. Dipende da quanto credi in quello che fai e da quanto credi in quello che vuoi riconquistare eh, o comunque fare per il tuo futuro. Quindi diciamo che è importante andare a capo, ma sono anche importanti i nostri punti, perché senza i punti non potremo andare a capo e non potremo scoprire cose nuove. Quindi questo è un po'. Ok, se posso intervengo io, Antonio, perché hai parlato al plurale no, in questo momento, dicendo: Se non avessimo messo il punto, aggiungendo poi che non necessariamente lo metti tu, è qualcosa che ti capita. E quello, una delle cose che mi ha colpito no, del tuo libro è ehm, quando parli di fiducia. Io leggo dei pezzettini del tuo libro, scusate la voce, sono raffreddata, ma. Eh, per chi non ha il libro almeno sente, no? <ride> Anche le tue parole che sono scritte qua. Non è facile riuscire a fidarsi e affidarsi, ma imparare a credere in noi stessi e in chi ci accompagna ci permette di trasformare un sogno in un obiettivo. E ancora non ti può vincere veramente senza credere in se stessi, nei propri compagni di viaggio e nel raggiungimento del proprio traguardo. Quindi qui ci sono altre persone, no? Non sei l'unico personaggio di questa storia. Quanto è importante quindi, eh, cioè in che modo sei riuscito a fidarti e affidarti anche agli altri? Ma se devo dire, ehm, se come dicevo prima, eh, gli obiettivi che ho cercato di raggiungere nella mia vita, non solo nel, nel, diciamo, nel mio sport, eh, mi hanno dato tanto, indipendentemente che poi sia riuscito a raggiungerli o meno, le persone della mia vita mi hanno dato tutto. Questa è una cosa che mi piace sempre sottolineare. Tanto che eh, forse la frase più, eh, che a me piace di più all'interno del libro è La mia vita non è mai stata solo mia. Ed è vero, nel senso che spesso ci concentriamo eh, sulla nostra vita e la consideriamo nostra, però è nostra solo perché la viviamo in relazione con le altre persone. E, mh, e allo stesso tempo anche il, il tema della fiducia, cioè spesso ci concentriamo sul eh, avere fiducia di qualcuno e spesso ci dimentichiamo che la parte più importante della fiducia è... Comportarsi in modo tale da porre delle condizioni per cui gli altri possano e vogliano fidarsi di noi. Quindi, è eh, certo, è importante fidarsi, ed è importante eh, avere delle persone di cui, con cui essere trasparente e con cui eh, raccontarsi, con cui condividere il percorso. Ma è anche importante per la buona riuscita di quel percorso e per il, le buone relazioni. E essere anche in grado di trasmettere fiducia e quindi ehm, la mia vita non è mai stata solo mia perché ho riposto fiducia nelle persone che mi hanno accompagnato, ma perché ho sempre cercato anche di trasmettere la fiducia eh, necessaria perché queste persone mi stessero vicine. In effetti, no, è anche il tema della relazione. Io posso essere veramente io solamente quando. Eh, mi distingo dall'altro. Mi distingo dall'altro nel momento in cui ci sto in relazione, quindi capisco che l'altro è altro da me, ma siamo un tutt'uno nel momento in cui interagiamo. Quindi eh, anche la questione dell'affidarsi, al di là del fidarsi, ma affidarsi alle cure di qualcuno, all'aiuto di qualcuno, che molto spesso per i nostri pazienti, per esempio, è un cruccio non da poco, no? Quindi non essere autonomi, non essere indipendenti. E invece fa parte di quello che è... Eh, il contesto nuovo il contesto familiare l'affetto tutto quello che ne viene dietro fa, fa parte del percorso fa parte della, del ricucire quello strappo è, un, è uno step eh, non possiamo bruciare le tappe eh, anch'io spesso questa eh, ho questa non saprei se definirla eh, aspetto negativo aspetto positivo dipende secondo me dal contesto ma spesso mh, penso tutti noi vorremmo già eh, che quell'obiettivo fosse visibile ai nostri occhi. Spesso non è detto che fin da subito sia visibile e, e non è detto che la strada sia un rettilineo e semplice da percorrere. E, spesso ci sono anche del, dei gradini che sono difficili da accettare, e sono difficili da salire, e, e spesso abbiamo bisogno di qualcuno che li salga con noi. E quindi fidarsi e, e comunque vivere in relazione con qualcun altro un momento di difficoltà come un momento positivo è la vera essenza di quel momento. Anche mh, una vittoria o un grande traguardo quando, mh, vale perché quando torni a casa lo condividi con chi ci ha creduto, con te e anche nei momenti di difficoltà. È allo stesso modo. Un percorso difficoltoso, un percorso eh, che ha degli ostacoli, vale perché eh, non tanto per gli ostacoli che incontri, ma per le persone con cui lo fai. Quindi mm. è fondamentale mm. condividere anche i momenti di difficoltà e saper appoggiarsi a qualcuno per salire eh, questi gradini ogni tanto. Quindi è capitato anche a te di avere dei momenti in cui volevi gettare la spugna? Penso che capiti a chiunque, eh, ci sono dei momenti in cui tutto sembra precluso e dici no basta, eh, non ce la faccio più. O, ehm, dipende secondo me da una cosa, il mollare è legato al quanto eh, reputo importante quello che voglio raggiungere. Se ne vale veramente la pena, allora ok ci penso, ma non mollerò mai. Se non vale veramente la pena quell'obiettivo che vogliamo raggiungere, che proviamo a raggiungere, allora il pensare è precedente, seguito comunque dal mollo. Quindi, se crediamo veramente in quello che facciamo, ma in quello che vogliamo raggiungere soprattutto, allora magari ci penseremo qualche volta, però non molleremo mai. Infatti, parli addirittura di missione, leggo un pezzettino, eh. Mi ritengo in questo un campione, come dovrebbe fare chiunque, perché per me campione significa uno come tanti, come tutti. È un termine nel quale mi rivedo uguale a chi ha vinto dedicandosi completamente alla sua missione. Che questa sia una medaglia olimpica, una sfida contro una malattia, una battaglia di ordinaria quotidianità. Quindi tu, quando hai capito che ehm, qual era la tua missione, o hai deciso che lo era, quando ho deciso che avrei fatto di tutto per portarla a termine qualunque missione qualunque diciamo attività della nostra vita può diventare una missione come scrivo nel libro che sia vincere una medaglia olimpica che sia superare un momento di difficoltà che sia portare a termine nel migliore dei modi una giornata. Fare del bene agli altri, qualunque attività della nostra vita può essere una missione, solo nel momento in cui decidi veramente che ded dedicherai e metterai tutto te stesso in quell'attività. Allora, lì quell'attività, quel mestiere, quella professione, diventa una missione. Solo se ehm, Solo se riuscirei a mettere tutto se stesso, o so, comunque proverei a farlo. Quindi non, non credo nella differenza fra mestiere e missione, lavoro e missione. Missione è il passaggio successivo. Eh, anche il lavoro più pragmatico può essere una missione. Se metto tutto me stesso in quello che faccio. Eh sì. Wow! Valerio, penso che tu ci sia dentro <ride> in pieno, no? No, questo ragazzo è straordinario, ce lo possiamo prendere, lo mettiamo qui insieme a noi. <ride> esatto, <ride> Senti, ma una curiosità, Antonio, eh, io quando ti sento, mi sembra di leggere un libro di Seneca, di Marco Aurelio, di Epitteto, l'hai spiegato <ride> lo stoicismo o ce l'hai te dentro, inside, così no, 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 diciamo che anzi, spesso sono troppo, diciamo. Eh, troppo filosofo diciamo che ehm, il nuoto mi ha aiutato secondo me ad essere ehm, ad essere sia concreto ma anche a guardare ehm, a saper trattenere quella mia voglia di voler ottenere una cosa subito perché bisogna aspettare per far, per ottenerla e bisogna costruire un percorso per farlo il nuoto ma anche la mia vita quindi diciamo che eh, sono fra il l'ottenere tutto subito, comunque essere molto concreto e il sapere che per le belle cose bisogna attendere. Senti, io ho letto il libro, mi è piaciuto molto e c'è un passaggio del libro che vorrei chiederti di raccontarmelo tu, però fa finta che io e te stiamo al bar a prenderci uno spritz, una birra, me lo devi raccontare come se stiamo lì al bar, quello che è successo al primo titolo mondiale, cioè quando hai fatto quel tipo di, di rimonta incredibile. Bye. Allora, è stato mh, bello, nel senso che è stato il primo mh, era il primo il mio primo mondiale, il, mh, era, era Città del Messico, quindi molto lontano da casa, avevo 16 anni. E, mh, la mia prima competizione internazionale nel diciamo eh, con la nazionale assoluta, con la nazionale maggiore. E arrivavo da sfavorito. Comunque, eh, come racconto nel libro, era una gara che non avrei fatto se, eh, a causa di una serie di vicissitudini, il terremoto, purtroppo, a Città del Messico e nel Messico e, e l'europeo giovanile di qualche, ehm, di qualche settimana prima non, fossero, diciamo, non si fossero tutti allineati, tu, tutti incasellati. Quindi è stato, innanzitutto, un. Una combinazione di eventi affinché io poi facessi 400 stile libero a Città del Messico. E, ed è stata un po' forse la gara che, sì, mi ha aperto al mondo del nuoto internazionale, ma è soprattutto stata la gara che ha un po' riassunto il mio percorso fino ad allora e, e ad oggi: nel senso che ehm, per quanto tu possa considerarti. Eh, indietro rispetto agli altri rispetto alla testa del gruppo rispetto al migliore o quello che reputi migliore o um, eh, non riesci ad ottenere i risultati che vuoi eh, o in champio vivi un momento di difficoltà non è mai finita finché non è finita come si dice, non è mai finita finché eh, non arrivi ai 400 metri in questo caso anche se sei a 350 metri hai eh, qualche secondo di svantaggio eh, quindi non è mai abbastanza tardi per iniziare a rimontare o a ricucire quello strappo di cui parlavamo prima. È stato mh, per quei 400 stile libero Città del Messico eh, che appunto mi hanno aperto un po' ehm, le porte del, del nuoto internazionale, ma soprattutto hanno ripercorso la mia vita, quindi è stata sia sì una giornata eh, che ho faticato a metabolizzare, eh, la mia prima vittoria di un mondiale. Ehm, il primo successo è sempre qualcosa di speciale che non riesce a eh, metabolizzare o a, di cui non riesce a capire il valore fin da subito. Eh, però poi riguardandolo oh, mi sono rivisto. Ho rivisto Antonio in quella gara, ho rivisto Antonio in quei 400 stile e, e quindi forse non, non è la gara che. E se dovessi scegliere fra tutte le gare, indicherei come quella che ricordo di più, però sicuramente la più bella e più significativa per me. Si, si sentiva, si sentiva dal, dal libro. Senti, qui le domande sono, sono tante, pure Cristina te ne voleva fare una sicuramente. Allora sì, in parte hai risposto rispondendo alle domande di Michela, però diciamo che io ho letto il tuo libro cercando quella che era la ricetta per superare le difficoltà, volevo vedere se c'era una ricetta magica, diciamo, e mi è sembrato proprio di trovarla nella tua personale idea di sogno, perché tu il sogno lo definisci obiettivo quando fai di tutto per raggiungerlo, a differenza del sogno miraggio che è qualcosa che lasci lì. In sospeso senza fare niente per arrivarci, e io vorrei proprio capire da te come si fa a rimanere centrati sul, sul sogno in modo che diventi un obiettivo e per non lasciarsi andare nelle fasi critiche, quindi in qualche modo hai già risposto, però se c'è qualcosa che vuoi aggiungere a me, questo aspetto del sogno obiettivo, il sogno miraggio, è molto. Ehm, allora, devo dire che non c'è una ricetta segreta, come non c'è una ricetta segreta per... per qualunque, per nessuna cosa, forse la ricetta segreta è farla, cioè essere felice è la ricetta per essere felici, ehm, vincere nel senso di dare il massimo è il segreto per vincere, e, insomma fare una cosa eh, semplicemente è il segreto per farla, e, così come un sogno, così come qualcosa da raggiungere. Eh, il, il, ci sono vari step, come nel percorso di riabilitazione, secondo me nel percorso che ci separa eh, da un sogno, ci sono vari eh, tasselli da completare, vari eh, pezzi del, eh, del quadro da, da, da completare. Il primo è sicuramente quello di rendere il sogno avvicinabile, quindi eh, iniziare a vederlo, iniziare a intravederlo. E iniziare a intravedere anche quella che sarà la strada che ci separa dal nostro sogno, che è incolmabile secondo me soprattutto perché la vita è imprevedibile. E quindi ehm, se noi con continuiamo a considerare il nostro sogno come tale, non lo raggiungeremo mai proprio per, per l'imprevedibilità della nostra vita. Se noi iniziamo a pianificare la strada che si separa fra noi e il sogno, allora quel nostro sogno può diventare reale. Cioè, eh, il sogno secondo me sta in una dimensione che non è nostra e per farla, per, per far sì che entri nella dimensione nostra, bisogna porgli una data. Nel momento in cui eh, decidiamo entro quando voler provare a raggiungere il nostro sogno, allora quel sogno diventa eh, qualcosa che sta nella nostra realtà e quindi... Quel, quel percorso che ci separa da lui, o comunque da esso, è, è fattibile, è colmabile e, e stanno a intraprenderlo. E, e quindi nel momento in cui riusciamo a portare il nostro sogno in, un, eh, in una dimensione che è nostra, eh, cioè entro il 2024 voglio raggiungere quel sogno, entro quest'anno mi pongo questi eh, traguardi. Provo a farlo, non è detto che poi io riesca a raggiungerli entro quella data o che riesca ehm, o, o che debba spostare questa data tante volte. Eh, però il, il porre una data è il momento in cui iniziamo a provarci e poi a pianificare. Eh, naturalmente, vista l'imprevedibilità della nostra vita, non possiamo sapere eh, esattamente cosa ci riserverà il percorso, quindi, per quanto ci sforzeremo di pianificare. Di pianificare la strada sarà sempre imprevedibile, imprevisti eh, ci saranno sempre dietro l'angolo. Però intanto proviamoci, intanto iniziamo, e eh, l'inizio è la fine, l'inizio è alla fine il, il, il punto più delicato. Eh, tuffarsi è la cosa più difficile da fare. Eh, la prima barciata è la cosa più difficile da fare, il primo passo è la cosa più difficile da fare, poi gli altri sono solo una ripetizione di quello che hai appena fatto. Eh, per quanto appunto possa esserci dell'imprevedibilità, ehm, se riesci a costruire un modello eh, che parte appunto dal tuo sapere iniziare, allora quell'imprevedibilità eh, può essere un po' più ridotta. Quindi il segreto non c'è, ma il segreto è... Eh, dare una forma a quel sogno e poi iniziare, se non inizi non riuscirai mai a raggiungerlo. Okay, bisogna accettare la scommessa in qualche modo. Sì, è come soppacchettare, no? eh, prendere il sogno, ridurlo in step, come dicevi prima, raggiungibili e poi un gradino alla volta andarci sopra. Senti, ho una domanda del, di, chi, di chi ci ascolta, no? di Giuse che mm, ci sta ascoltando e dice posso chiedere se le sue difficoltà sono andate qualche volta a ledere i rapporti familiari e o rapporti affettivi? Allora, ehm, devo dire che io sono stato fortunato, un ragazzo, un bambino e poi un ragazzo fortunato nel senso che ehm, una cosa che mi, mi piace sottolineare e che eh, ho raccontato anche nel libro è eh, che tutti i rapporti eh, familiari, di amicizia, comunque tutte le relazioni, diciamo, interpersonali, ehm, sono sempre state vissute nella mia vita normalmente. E, nel senso che sono state vissute senza filtri. Eh, lo è stato quando sono tornato dall'asilo in carrozzina. Non esisteva la carrozzina, c'era Antonio. E lo è stato quando ho iniziato a vincere o comunque ad ottenere i primi risultati sportivi. Non c'era il campione di nuoto, non c'era il campione di nuoto, c'è sempre solo stato Antonio. E, mh, diciamo che per raccontare appunto il punto. Eh, di inizio e forse non il punto di arrivo ma un tassello eh, dal quale puoi ripartire e ripartire per raccontare come nella mia vita eh, tutti i rapporti siano sempre stati normali proprio perché normali, proprio perché senza filtri, eh, proprio perché si è sempre guardato a Antonio e l'altra persona e non al filtro della carrozzina o a qualunque altro filtro. E quindi questo forse è stato, ecco, non vorrei dire il segreto, però è stato l'elemento che ci ha permesso di ehm, vivere qualunque rapporto ehm, sapendo che ci sarebbero state delle difficoltà da, in, da risolvere, eh, delle soluzioni da trovare, eh, ma che proprio perché ci sarebbero, stati, eh, ci sarebbero state delle difficoltà ci sarebbero state anche delle soluzioni e quindi devo dire che ho avuto una grande fortuna quella di non vivere mai momenti di difficoltà con le persone a me vicine, proprio perché ho sempre cercato, abbiamo sempre cercato di vivere normalmente eh, la vita. E quindi io non sono non voglio dare consigli, non sono bravo a farlo, però eh, vivere la vita normalmente è qualcosa che ecco, non vorrei dire consiglio, però che eh, consiglio a tutti, ecco sì. De devo dire che il, il capitolo su, sulla normalità del tuo libro è quello che, che ho amato di più. Cioè, eh, un, un po' l'ha spiegato Antonio, andatevelo a leggere perché è veramente, è veramente bellissimo. E soprattutto quando dici. Eh, di, di non capire molto il senso della giornata mondiale del no? eh, perché si mette l'accento proprio su ciò che manca e quasi si sminuisce il fatto che, eh, che ci sia una persona no? dietro quella, eh, quella disabilità, senza nulla togliere, ovviamente, al, eh, al ricordarsi che esistono determinate difficoltà o determinate patologie o determinate cose. Ma si rischia un po' no? di eh, ghettizzare un po', no? Cioè c'è l'emiplegico. Poi noi, noi siamo fenomenali in questo. C Abbiamo un destro piuttosto che un sinistro, e delle volte ci, ci dimentichiamo che eh, c'è una persona C'è la persona dietro, dietro, no? dietro, esatto. È quello fondament l'elemento fondamentale, quello che dicevo prima: per vivere eh, la vita normalmente in relazione con gli altri. E diciamo, ehm, evitare che la malattia, la nostra difficoltà, la giornata al lavoro andata male incida e possa compromettere questo nostro rapporto e vivere normalmente, cioè guardare alla persona e non guardare al filtro, eh, non guardare alla difficoltà che ti ha rovinato la giornata, perché questo ti permette, ti porta a rovinarla ancora di più. Eh, cioè, io dico sempre, eh, gli ostacoli sono già tanti nella nostra vita, se guardiamo agli ostacoli come degli ostacoli, è finita. Quindi guardiamo gli ostacoli come delle opportunità o comunque, eh, sì, delle opportunità per eh, ripartire, delle opportunità per ricucire quello strappo. Non guardiamo gli ostacoli come la, no, la nostra fine o il nostro fallimento, così come non guardiamo eh, le nostre amicizie, la nostra famiglia con un filtro, ma guardiamoli... Perché sono eh, in quanto tali quindi cerchiamo di, di vivere normalmente in questo senso certo senti ci sono tre parole nel libro che, che mi piacciono una è normalità l'hai capito l'ho appena detta <ride> l'altra è coraggio e poi tempo no e io ritengo che i nostri pazienti siano tutti delle persone estremamente coraggiose, prima di tutto perché mettersi nelle nostre mani, insomma, bravi, coraggio, bravi. In qualche modo devo, decidono no? di fare un po' un salto nel buio, iniziando a lavorare con noi in un modo così fuori dal comune, anche no, e quindi lavorare a distanza, lavorare online. E, e trovo conferma in, in questo, nel tuo libro, quando scrivi che il coraggio è la forza di iniziare e la tenacia di credere in un cammino. E credo che questo sia molto molto specifico anche di, di ciò che facciamo noi, no? E quando parli di fare il primo tuffo, eh, stando dentro la metafora, ma anche uscendo dalla metafora, poi divertiti tu, no? E che cos'è che ti spinge a farlo sto primo tuffo? E poi quando c'è quell'impatto doloroso che descrivi, no? Dell'acqua che ti si stringe addosso, della, della, della differenza di temperatura, no? Cos'è che ti aiuta a concentrarti su, sulle sensazioni che provi e su quello che ti aspetti di, di trovare? Questo, questa è una cosa che c'è molto dentro i nostri esercizi, no? Ad esempio, eh, farsi delle aspettative su che cosa penso di, mh, di, di provare, no? E, e poi per completare un po' tutto. Secondo te è, è, è più importante, forse hai già risposto prima: no? credere in un cammino o raggiungere un obiettivo? Allora, proprio perché è più importante, Allora, io credo che gli obiettivi ehm, siano qualcosa che eh, siano una conseguenza. Gli obiettivi raggiunti intendo. Ehm, proprio perché eh, uno sconfitto non è chi perde tante volte o chi fallisce tante volte, ma è chi non ci prova. E un vincente non è chi raggiunge 10-20 un obiettivo eh, ma è chi ci prova tutti i giorni quindi chi ci crede eh, chi crede veramente che provandoci potrebbe raggiungerli come no però ci crede e, e proprio per questo eh, la prima cosa che ti spinge a fare il tuffo a tuffarti è la voglia di arrivare dall'altra parte o comunque di provare a farlo eh, come dicevo prima, se non inizi non potrai mai raggiungere qualcosa o comunque provare a farlo, perché senza l'inizio non ci sarà mai un mentre, e un, una tappa del percorso. Eh, non dico la fine, perché non c'è mai... Ehm, cioè, la fine di una vasca è sempre eh, un, un potenziale, un potenziale per poter fare una virata e tornare indietro, così come la vetta di una montagna... Può essere la base per quella successiva, quindi non c'è mai una tappa finale, ehm, non c'è mai l'ultimo tassello del quadro, ce n'è uno, un altro e poi un altro che piano piano completano questo quadro che però, ehm, a cui però non possiamo dare una fine, anzi, io dico non vorremmo dare una fine perché questo ci permette, ci spinge sempre eh, a tuffarci in nuove avventure. Ehm, quindi il primo tuffo secondo me è dovuto innanzitutto alla voglia di arrivare dall'altra parte. Eh, ha la voglia di scoprire quello che c'è nel mentre, oltre che dall'altra parte, e a chi te lo fa fare. Io racconto nel libro che eh, erano tanti pomeriggi in cui eh, andavamo in piscina, dove tra l'altro adesso mi alleno, e eh, tornavamo a casa e io ero asciutto, nel senso che non ero entrato in acqua. Però il giorno dopo eravamo lì. Il giorno dopo ancora, il giorno dopo ancora, finché un giorno sono entrato. E, mh, tante volte, spesso, eh, quel tuffo non riesce a farlo da solo. Hai bisogno di qualcuno che sta vicino a te quando non vuoi entrare. Eh, non ti convince, ma ti, ehm, ti sprona a farlo, eh, è paziente, sa dedicare il suo tempo a te e, e sa che quel tempo può essere. Un mezzo per scoprire cosa c'è poi nel mezzo, cosa c'è poi in acqua. E quindi, appunto, il tuffo eh, ti è permesso farlo da una serie di circostanze, ma anche di persone. E il tuffo è voglia di scoprire cosa c'è dall'altra parte, voglia di. Immergersi in, una, in un progetto nuovo e quindi di scoprire quello che c'è in quei 50 metri che ti separano dal bordo della parte opposta, eh, nel percorso di riabilitazione che ti separa dalla tua meta, eh, dal tuo voler ricucire quello strappo, e però è anche eh, sapersi fidare e affidare a eh, chi ti tiene la mano, chi ti fa salire sul blocco e chi ti fa tuffare, ti dice tuffati. E provaci, quindi il tuffo significa tanto, eh, ma il tuffo deriva anche da tanto. Eh, meditiamo. <ride> Spettacolo. <ride> ci fai meditare, ci fai meditare. Sentimi a proposito del tempo, no? tu che hai un rapporto abbastanza stretto col tempo. E impieghi del tempo per riuscire a battere il tempo e per te è più amico o nemico il tempo è più un, un, uno strumento o um, allora non credo sia un fine per quanto possa esserlo perché alla fine come dici te impiego del tempo investo del tempo per eh, far sì che eh, quel tempo sia sempre minore e, quindi di, definire, mi definirei un ottimizzatore di tempo nel senso che eh, devi, ma tutti noi possiamo esserlo, eh, lo sportivo in particolare, il nuotatore. Anche eh, nel mio caso, devi concentrare, devi eh, ottimizzare il tempo impiegato nell'allenamento eh, per poi ottimizzare il tempo in gara. Quindi eh, non vedo il, il tempo, vedo il tempo sì come uno strumento. Ma ehm, allo stesso tempo come un fine, in, cer in un certo senso, se lo guardo nell'ottica strettamente diciamo professionale, se guardo appunto il tempo come sportivo, come atleta, ehm, però non vedo tanto il tempo in funzione nostra quanto noi in funzione del tempo, cioè noi possiamo benissimo essere ottimizzatori del tempo. Eh, mi spiego meglio nel senso avere più, ehm, più impegni o più progetti. Eh, più traguardi da voler raggiungere da voler provare a raggiungere eh, non credo precluda eh, il fare bene ogni cosa anzi eh, quando abbiamo un impegno in una giornata cosa facciamo lo rinviamo fino alla sera alla sera ci troviamo di corsa a doverlo fare o magari controvoglia. quando ne abbiamo 10 ne abbiamo 100 ne abbiamo tantissimi paradossalmente li facciamo molto più volentieri perché desideriamo farli e eh, non li rinviamo la sera perché abbiamo poco tempo per ognuno di essi. Quindi siamo ottimizzatori di tempo. E quindi il segreto mh, per vincere, nel senso per dare il massimo in quello che facciamo, è essere un ottimizzatore del tempo, eh, ottimizzatore delle risorse che abbiamo, in senso positivo ovviamente, non nel senso di sfruttarci fino alla fine. Nel senso di eh, valorizzare ogni singolo frammento di tempo, perché sì, è limitato eh, se abbiamo tantissimi impegni durante la giornata, però proprio questa limitatezza ci permette di sfruttarlo veramente. Quindi, eh, non ho risposto alla domanda, eh, non è né un avversario né un amico, eh, dipende, ogni tanto mi fa arrabbiare se non è quello che voglio leggere quando tocco. Eh, però il tempo, ecco, non è né un avversario né un amico, è frutto del, del nostro lavoro. Magnifico, è stata una chiacchierata molto, molto interessante e produttiva. Tu Michela stavi chiedendo qualcosa? Eh no, perché a proposito di tempo, vedevo la domanda di Francesca, no? che chiede, hai mai passato anni e anni per far uscire un movimento? Beh, diciamo che il nuoto mi ha insegnato questo, eh, l'ha insegnato a me che, e come dicevo prima, sono una persona che vorrebbe ottenere tutto subito, questo è un grandissimo difetto secondo me, per certi versi, e, cioè ad aspettare, e ad investire il nostro tempo per ottenere qualcosa. E, nel mio caso è ottenere un tempo minore, ma nel caso di ognuno di noi è ottenere qualcosa. Eh, avere una prospettiva implica destinare del tempo per provare a raggiungerla e per tendere ad essa. Quindi eh, tutti i giorni impiego del tempo per provare a raggiungere qualcosa e lo faccio volentieri. La visione del tempo anche in una maniera diversa, tutto sommato, no? Non solo in senso temporale, mettiamola così, ma anche di qualità, che è l'investimento in qualche cosa in cui credi, come dice prima. Poi sì, ci sono... Un, un trascorrere il tempo, un farlo passare, arrivare alla fine sì. della giornata. Esatto, sopravvivere. Esatto, avere una prospettiva eh, migliora la qualità del tempo. Mm -hmm. Poi ci sono una serie di complimenti per te, chiaramente, un campione in tutti okay. i sensi, che maturità questo ragazzo, non posso che concordare. E c'è Fidalma che dice: la mia paziente proprio oggi, forse dall'alto dei suoi 80 anni, nonostante in questo momento viva una situazione di difficoltà, mi ha proprio detto che non bisogna lasciarsi scoraggiare dalle sconfitte, perché un po' come facevano i romani, ogni sconfitta in realtà prepara ad una più grande vittoria. Questo per riassumere. Eh, diciamo che, le sconfitte, che... Le, le, le sconfitte fanno male, però ti insegnano proprio perché fanno male eh, a mh, lavorare per eh, far sì che non si ripetano in un certo senso. Poi è, è, è fisiologico ed è naturale che questo possa accadere. Eh, come dicevo prima, uno un sconfitto non è perché perde o fallisce 10, 100, mille volte o anche una sola volta. Eh, uno sconfitto è se uno non ci prova. E due, se nel momento in cui accade la prima sconfitta, non fa di tutto perché questo non accada più. Per quanto possa essere consapevole che possa accadere. Concordo. Alessandro, forse tu avevi altre domande, giusto? Io c ho, c ho delle domande cattive. Ok. <ride> che sono le più belle poi, no? Le domande cattive. No, allora... Ehm... Ci sono delle domande molto pragmatiche, cioè molto, molto, molto secche, no? E una è, ad esempio, ma perché alla mia età dovrei preoccuparmi di fare sport quando non riesco nemmeno a mangiare da solo? Perché ne verrebbe la pena? Adesso io mh, questa domanda la, 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 butto lì, la butto lì, poi tu dici quello che ti pare, e... però aggiungo un, una cosa subito. Aggiungo una cosa subito. In tutta questa meravigliosa chiacchierata, Antonio non ha mai parlato una volta, una volta, della sua disabilità. No? E quello che eh, a me colpisce di Antonio è questo. Antonio è una persona felice. Ma vuoi che la felicità non passi proprio attraverso avere o non avere eh, l'utilizzo normale delle gambe? Cioè... Vuoi che sia qualcosa di diverso? Vuoi che sia qualcosa di boh, che, che, che si può avere nonostante, e, è una mia domanda che mi viene così? Eh? Io ce l'ho in testa questa cosa qua da quando ti ho sentito la prima volta e, e mi ha molto colpito questa cosa. Cioè, si vede che sei una persona felice. E se una persona felice, ovviamente, in un, eh, in, in un mondo, eh, dove chiunque ti, ti, ti guarda da 40 centimetri più alto, no? Ma sei felice lo stesso, perché Antonio è Antonio. E questa è una, è una cosa, secondo me, che, che spiazza tantissimo. E perché riduce moltissimo il, il carico che tante volte la gente si butta addosso da sola, eh, di dire 'Sono un disabile.' Non sei un disabile, sei una persona come tutte le altre. Che, che fa cose in maniera diversa dalle altre. Sbaglio? Sono d'accordo. Come dicevo prima, ehm, essere, essere felice ehm, per essere felice c'è solo una condizione, secondo me, esserlo. Ehm, così come, ehm, perché fare sport se non riesco neppure a mangiare da solo? Perché desidero farlo? Quindi spesso la risposta è semplice e... ed è dietro l'angolo. Come si dice, è... dove nascondere una cosa per non trovarla? Sotto gli occhi. E spesso abbiamo la nostra risposta così semplice che sotto i nostri occhi non la troviamo. Ah sì, ah, sì, sì. sì. Un'altra domanda... È... Vabbè, cosa verifichi prima di metterti in viaggio per andare dall'altra parte del mondo? A casa hai tutto quello che ti serve per sentirti al sicuro mentre fuori non sai, eh, non sai mai cosa devi aspettarti? E... È vero, eh, so... vado. Vai, sì, è vero. Sono a, mh, a prescindere dalla nota, eh, dal fatto che io sia molto scaramantico e quindi spesso impazzisco solo per preparare la valigia e per tutto. Per seguire tutti i miei rituali e, e, vari, e vari ed eventuali, e, anzi, eventuali non devono esserci perché deve essere tutto uguale. E, però eh, sì, è vero, cioè, è lo stesso discorso di prima: cioè um, uscire dal nost dalla nostra casa, dal nostro ambiente, in cui abbiamo tutte le nostre com comodità, è un po' come tuffarci in qualcosa di sconosciuto. Ehm, non abbiamo le nostre comodità, non sappiamo cosa troveremo, non sappiamo cosa ci mancherà, ehm, però, proprio il fatto di, mh, cioè, di non sapere cosa troveremo, ma soprattutto eh, di avere bisogno sicuramente di qualcosa che non possediamo, che non abbiamo eh, perché ce la siamo dimenticato perché non ce l'abbiamo proprio, ehm, ci permette di acquisirla, cioè, eh, nessuno sa nuotare prima di averlo fatto. Uno impara a nuotare nuotando, uno impara ad uscire di casa uscendo, non stando a casa. Eh. Questa è fantastica. <ride> il messaggio è chiaro, no? Per i nostri pazienti che, che spesso dicono lo farò quando potrò. No, potrai sì. se lo farai in effetti. Quindi il messaggio mi sembra che sia arrivato forte e chiaro. Sì. Posso farti l'ultima, Antonio. Questa, eh, certo. questa, questa è, un, è una domanda che, che, hanno, che hanno fatto. Non so se tu conosci il setting volley. Sì, ecco a un, a un ragazzo che gioca in nazionale. Setting volley hanno fatto questa domanda qua. Io la trovo un po', un po cattivella, ma la giro a te perché mh, così ormai siamo in confidenza. E per te lo sport, nello specifico, il nuoto, ovviamente, no? è stato più un ripiego o un'opportunità? Eh, non è stato né uno né l'altro, è stato un, um, non una casualità, ma è stata una forzatura all'inizio. Eh, eh, sono stato costretto a farlo, sono stato costretto a mettermi in acqua per fare riabilitazione, quindi è stata una forzatura e poi è diventato quello che ho voluto diventasse. Eh, nel mio caso sì un'opportunità... Ma più che un'opportunità, la malattia è stata un'opportunità perché mi ha, mi ha permesso di scoprire tante cose nuove, fra le quali il nuoto. E, diciamo che secondo me non è detto che ehm, qualcosa di nuovo sia ehm, all'inizio un'opportunità un o una forzatura e poi non possa diventare qualcos'altro. Cioè, spesso ehm, qualcosa iniziamo, impariamo a conoscerla nel momento in cui la viviamo, non all'inizio. All'inizio abbiamo una visione ehm, molto precaria di quello che abbiamo davanti, proprio perché non la conosciamo. Quindi se dovessi dirti all'inizio è stata un, una forzatura, non è mai stato un ripiego, perché eh, nel momento in cui ho iniziato, ehm, nel momento in cui inizio a fare una cosa, secondo me continui a farla o per senso di dovere, o perché ci tieni, perché desideri farla. Nel mio caso il moto è sempre stato un desiderio continuare a farlo, lo è, e, e sarà parte della mia vita finché desidererò farla, non, non nel momento in cui sentirò eh, dovesse essere un ripiego, una forzatura. Quindi non è detto che eh, una cosa come NASCA poi continui ad essere. Assolutamente sì. Eh. A chi la indirizziamo la richiesta di pagamento del riscatto di, di Antonio? La lo siamo... <ride> L'intervista si, si è trasformata in rapimento, di, al sequestro. Di è stato per noi un, un grandissimo piacere perché nella tua semplicità hai dato delle risposte di una profondità che, che andrebbero andrebbero riascoltate e riascoltate. E hai confermato un po' l'introduzione che avevo fatto, cioè che bisogna fare per, per uscire fuori da una situazione complessa. No, chi bisogna essere. E quindi ci hai dato dei, dei grandi spunti di, di riflessione e ti ringraziamo. E diamo un saluto a tutti quelli che ci hanno salutato e un saluto a noi. Grazie a voi, è stato un grandissimo piacere e sono d'accordo, chi bisogna essere? Noi stessi. Quindi buona serata a tutti. Buonissime. Ciao Antonella. Ciao, Questo grazie Antonio. È... Comprate il libro. <ride> <Marchetta>. <ride> grazie. <ride>